Slitta la riapertura delle scuole nel Cilento. In queste ore diversi sindaci hanno emanato apposite ordinanze per la sospensione delle attività didattiche. La prima campanella suonerà il 19 settembre ad Agropoli, Camerota, Capaccio Pestum, Castellabate, Centola e Pisciotta. Il rinvio è dovuto al considerevole flusso turistico, quindi alla necessità di evitare ripercussioni sulla sicurezza e la viabilità, nonché sulla fruizione delle aree parcheggio all'interno dei cortili dei plessi scolastici che continuano ad essere utilizzati da turisti e residenti, ed è dovuto anche alle alte temperature che arrecano forti disagi alla popolazione scolastica, di conseguenza rendono difficoltoso il regolare svolgimento delle attività didattiche in aula. Queste le motivazioni che si leggono nelle ordinanze. A Castellabate poi si aggiunge l'esigenza di avere più tempo materiale per la sanificazione degli ambienti scolastici. A Camerota ci sono anche altri disagi: il patrimonio immobiliare scolastico è oggetto di una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che ha determinato anche il trasferimento provvisorio della scuola materna all'interno del palazzetto dello sport. All'interno degli immobili scolastici sono presenti cantieri edili per il rifacimento, la manutenzione, l'adeguamento degli edifici, e tali interventi costituiscono un oggettivo intralcio e pericolo potenziale per il regolare svolgimento delle attività didattiche. Non sono mancate le polemiche. Le motivazioni delle ordinanze hanno diviso i cittadini tra chi è d'accordo perché si dice preoccupato per la sicurezza dei figli e chi non vede la necessità di tali provvedimenti, soprattutto per le motivazioni addotte relative alle alte temperature e ai troppi turisti in giro, chiedendo invece di dare priorità all'istruzione dei ragazzi e pensare ai genitori che lavorano.